spalle. Okay. Prego, i fotografi, esibizione, grazie dello stacchetto musicale alla regia che ci aiuta perfettamente. Questo è il primo, adesso tu prenderai un altro. A posto, grazie. Chi è che premia Vito Guerra? Secondo me Rusty è il personaggio giusto. Dov'è Rusty? Rusty. Voi non conoscete Rusty. Rusty Ruggidenti mi ha fatto un casino una volta, una serata di Bardonecchia. Posso dirlo, tanto sono passati tanti anni. Lui mi mancava un giurato nella giuria della sezione La Bella. Ti ricordi quell'episodio che... Sfatiamo questa cosa qua. Io ho preso 400.000 euro per far vincere quella ragazza lì. E questo è... Adesso capisci. Capisci perché l'ho dovuta votare? A me è dato niente. Niente. No, lui era... Mi mancava un giurato per la sezione La Bella. Lui era nella giuria dei cantanti. Il titolare dell'etichetta. Si è adattato. Guardava un po' e il resto faceva tutto col computer, le sue cose, i messaggi. Alla fine dico: guarda che mancano i voti. E lui ha dato 10, combinazione c'era una poverina che non era proprio bellissima, anzi, tra tutte quante era forse la peggiore. Siccome noi rispettiamo i voti, il suo 10 fece vincere questa ragazza. Aveva delle gran qualità, però adesso non possiamo entrare nello specifico. Però. Al che naturalmente tutto il pubblico diceva: il concorso è truccato, perché non è possibile che è vero, è truccatissimo. Va bene. Questo è quello che mi combina il mio amico Rusty. Impari a mettermi una giuria non ti bella invece mai. Che quella degli artisti. Chi devo premiare? Premiamo Vito Guerra. No, Vito Guerra. Dov'è? Complimenti, Vito. Il premio dov'è? Eccolo qua. Basta, credo che abbiamo... Sì, il servizio è fatto tutto, il book è sistemato. Prego Marco, adesso. Bravo Marco, forza via. Ciao Marco. Davide al posto. Torni. Davide Maggiore.